do is adore you all of the time. I'd like to. I'd like to. Beh, come ho attaccato questi capelli? Ciccia, vieni qua, vieni. Oh, Stella, vieni qua, braccia mammina tua, aspetta. Eccoci qua, buongiorno, bentornati in un nuovo vlog. Che c'è, amore? Fai il bravo stamattina, prima di iniziare la solita routine di tutte le mattine. Soltanto che stamattina ci sono altri due bimbi a casa che sono là. Stanno vedendo, insomma, i video delle macchine, me contro tesse, cose qua. E non sono andati a scuola, ve l'ho detto già ieri, perché stamattina toglievano l'acqua. Ad Angri tolgono sempre l'acqua, ragazzi, sta cori. Non lo so, comunque, vabbè, un casino. E quindi tolgono l'acqua, i bimbi stanno a casa. Oggi viene mia mamma a pranzo, ora ho scongelato un pochino di cose. Vuoi andare? No, non vuoi andare. E vabbè, comunque viene mia mamma. Io mi sono messa un attimo qua al computer prima di iniziare le solite faccende domestiche, perché dovevo rispondere, insomma, a un'email. Quindi mi sono messa un attimo qua. Guarda come i bimbi stanno sentendo la canzone. Fatelo mettere da nonna. No, guarda. No, già. Loro no. Ma mangiamo, mamma. Ma mangiamo la pasta. E giusto di un po' i capelli. Ma si aggiusta un po' i capelli. Doveva mangiare qua, non mangia più. Aspetta, che sta aggiustando. Dobbiamo fare la dieta. Faccio aggiustare i capelli, poi dopo la prendiamo un attimo. Ma tu sei qui? A me con mietro. Siamo qua seduti, stiamo facendo quattro chiacchiere, quattro salti in padella. Il caffè l'abbiamo preso già e mo oggi porto i bambini a lei e fa un po' la babysitter. Pazienza, che ci vuole, cuoci qualcosa. Non vuoi dire niente? Niente, non volete niente. Jacopo sta giocando con la pistolina. Mezzo tutto composto. Mezzo tutto composto. Del Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Signore, benedici questo cibo che stiamo per mangiare. E grazie che ci hai donato, Gesù, oggi questo pranzo. Donaci tanta salute, tanta pace, amore e serenità. Amen. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon appetito. Gesù, grazie, c'è. Bravo. Tu hai fagiolato nel viso, vieni. Vabbè, formaggio. E dormono in cucina. Non è una casa, cioè è una casa, ma è una casa. Cioè, dopo quel formaggio. Questo volevo fare. No?
Allora, la cucina è quasi tutta pulita. Dico quasi perché devo ancora passare l'aspirapolvere. Però devo dire che, insomma, è sistemata. Ok, qua. Qua, che è ancora comunque bagnato. Ecco qua. Tavolo idem. Ora devo portare queste cose qua in bagno. Quelli là li devo portare in camera. E qua c'è Jacopo che si è addormentato. Infatti ora gli voglio prendere un attimo la copertina che sta di qua nel salone perché me l'ha presa io ieri sera. Comunque dopo porto i bimbi a mia mamma, che domani dobbiamo andare a Napoli per quanto riguarda la risposta del professore, insomma, che ci doveva dare. Basta giocare, le persone stanno dormendo, mettetevi giù. Dopo andiamo via. Forza. Vincenzo, smetti, anzi, mamma, vi preparo pure un attimo i panni. Però c'è pure per domani. Io domani il grembiule me lo devo mettere. Cioè, si può dire allora, guarda. Domani ti metti. Guarda, guarda, sono curioso di provarlo. Pure i calzini. Mamma, il grembiule. Vestiti, forza, succede. Ho trovato la mamma con un calzino. Ho preso pure i panni. Stanno facendo un casino della miseria. Comunque ora finisco di fare qua le pulizie, passo l'aspirapolvere, faccio una lavatina a terra, io volevo lavare le camere, spero di riuscirci un attimo, tanto sono le 2:30, ci metto giusto mezz'ora per lavare tutta casa, quindi mo mi muovo e basta, ecco così almeno per le 4 scendo. Oh! La cosa bella di YouTube... Stiamo rivedendo i primi video che ho fatto prima che, insomma, bloccassi il canale, insomma, che lo mettessi in stand by e poi, insomma, ho riniziato. Quindi sono i primissimi video che Jacopo stava nella pancia ed è bello comunque vedermi con la pancia, vedere come parlavo perché sembravo una scema. Ora stiamo vedendo questo video qua al centro commerciale. Qua stavamo al centro commerciale Le Cotoniere a Salerno. Andammo là, è veramente troppo carino. Vedi, qua si chiama My Sound Mond. Bello, adoro. Ci voglio riandare. Aspetta, che è finito, amore. Aspetta, aspetta, fammi finire di vedere. No, era troppo bello come parlavo. Comunque, è troppo carino. Mi fa troppo sorridere il modo in cui parlavo. C'era la cucina vecchia, il tavolo vecchio, il divano vecchio. E la cosa bella di YouTube è proprio questa, perché uno ti domanda... È tornato Giuseppe. Uno ti domanda, a che cosa servono questi vlog giornalieri, questo e quell'altro. Però ecco, per me, ora che sono andata a rivedere, insomma, questi video qua, insomma, comunque è bello rivedermi... Loro erano piccolini, Vincenzo c'aveva una voce proprio diversa. Cristian era più piccolino, Jacopo stava nella pancia. Insomma, comunque sono dei bei ricordi che in futuro YouTube non credo che fallirà mai. Comunque in futuro rimarranno anche a loro questi ricordi, rivedersi piccolini. Perché prima magari si usavano... Prima si usavano fare i filmini con le videocamere, insomma, le cassette, questo e quell'altro. Invece oggi no. E quindi, insomma, grazie a YouTube ci stanno sti vlog, si possono fare sti video. Che chi vuole può anche metterli, per esempio, privati. E non li vede nessuno, li vedete solamente voi. Se avete qualche video sul telefono, lo mettete privato e è sicuro che rimane là e non si cancella. Perché i telefoni sono imprevedibili. Oggi funzionano e domani si rompono. Non ci ho messo la voce, mamma, non ci ho messo la musica. No. Questo pure è un vlog vecchio che stanno vedendo. Qua era Pasqua, vedi le palme dell'ulivo. Qua mi ero dimenticata di mettere la musica. Qui c'è un bambino che gioca con la scopa. A posare le pizze. Vi volevo far vedere un attimo, sono salita sopra a prendere il dolcino che ho preparato. Ah, guardate qua che bel dolce che avevo preparato. L'ho farcito con il pandoro, le fragole e la panna riscaldata con un tubino di mascherina. Buono. Io so brava, eh.
feci quell'uovo di Pasqua ripieno con il pandoro che c'avevo ancora di Natale, e tipo a tiramisù dentro all'uovo di Pasqua, veramente buonissimo. Ecco, questa ragazzi è la cosa bella di YouTube, che io ho messo i miei video, insomma, li posso vedere sempre e sono dei bei ricordi. Comunque, vabbè, mo è tornato Giuseppe, ha lasciato qua un casino. Guardate sto monello che casino che ha lasciato. E vado da mia mamma, vado a portare i bimbi là, li lascio là perché domani dobbiamo andare a Napoli, ve l'ho detto già 50 volte, yes, 50 volte, comunque domani dobbiamo andare a Napoli. Chiamo mia suocera perché per le 7:30 gli voglio portare Jacopo, per le 7:30-8, insomma, così prima andiamo, perché la dottoressa me lo disse: signora, prima venite, giustamente, prima ve ne andate. Ma vado a mettere un attimo le scarpe, io sinceramente scendo così come sto, metto soltanto il giubbotto e basta. Mi vado a mettere i calzini, le scarpe e andiamo via, che c'è? Non stava bene da qualche tempo, ma nulla che facesse pensare a qualcosa di preoccupante per i medici dell'ospedale. Oh, mannaggia, l'hai tolta! Mettiamo Ciccio, vedi come balli? Stiamo mangiando in questa tavola calda, tutto qua, però siamo soli, diciamo, non proprio soli, non proprio soli, c'è anche il piccolo, diciamo quasi tranquilli, quasi, vediamo come abbiamo dato pure il telefono, guardate che ho combinato la tavola, guardate un po'. Cocco, no no no, mi butti pure, va bene, ok, ma ce ne andiamo, mamma mia. Non voglio giocare più, sì, vai. C'è ancora la zazza che esce. Io nel frattempo ho steso i panni, che non ci sono, li ho messi fuori al balcone. Poi ho fatto una camomilla. Stavolta l'ho... Amore, è finita, mamma. Si è buttata tutta la bottiglia. Facciamo dire, abbiamo comprato anche al Coned. Aspetta, se non mi fai cadere la mia camomillina che ce l'ho qua. Fai vedere la bottiglina nuova che abbiamo comprato, della Neo Baby. Amore, è terminata. L'ho pagata 6 euro. E abbiamo comprato anche i ciucci. Fai vedere il ciuccio nuovo, perché ora Jacopo... Aspetta, fai vedere il ciuccino nuovo. Eccolo qua. Perché ora Jacopo ha preso il vizio di mozzicare il ciuccio, di mordere il ciuccio. E questo qua... Abbiamo, questo qua gliel'abbiamo comprato. Comunque con quello che aveva prima era già il secondo che aveva tutto quanto rotto. Non si rompe, no amore, no. E quindi abbiamo comprato e la confezione, no, sempre della Neo Baby. Il Conad ha la marca Neo Baby
E insomma, ci sono usciti due ciuccetti 5,50 euro. Il prezzo è buono, perché altrimenti stanno quella della Suavenix, della Chicco, e mamma, costano dagli 8-9 euro in poi due ciucci. Quindi sta marca qua è buona. E niente, il papà si è addormentato. No. Ora ti addormenti anche tu, perché domani ci dobbiamo svegliare presto, amore. Domani per le 7:30 no. Vuoi andare via? Così no. Prima andiamo, prima dormiamo. No. No, che cosa? No. Mm? Ah. Buona la camomilla. Com'è? L'altro po'. Noi salutiamo, ci vediamo domani. Saluta con mamma, saluta con mamma. Ci vediamo domani in un nuovo vlog. Ciao, a domani, ciao. Ciao.